Allora, Quercia del Mir è un concorso che è nato 7 anni fa, prendendo spunto da questo romanzo per ragazzi, scritto da un maestro elementare, che scrisse questo libro e lui non lo vide mai pubblicato, l'abbiamo pubblicato noi quando abbiamo cominciato a mettere, diciamo, in piedi questo concorso. Il concorso è sostanzialmente diciamo, rivolto agli aspiranti scrittori, agli scrittori debuttanti, a scrittori anche diciamo, professionisti, che vengono valutati da un ampio gruppo di lettura. In prima battuta ogni libro viene letto almeno da 4 lettori che diciamo, e da questo primo screening emergono i finalisti, poi c'è una giuria tecnica che fa un'ulteriore lettura e definisce, diciamo, la classifica. Però accanto al concorso vero e proprio, noi tutti gli anni diamo 4 premi a 4 professionisti e, diciamo, per la precisione, premiamo un traduttore, figura che in Italia è molto sottovalutata, però importantissima nel mondo letterario. Diamo un premio al giallista dell'anno, diamo un premio Montagna, che è rivolto a chi si occupa di letteratura legata alla montagna, e poi diamo un premio alla carriera. Per noi è un concorso importante, oltre che per la promozione del paese, la premiazione che si svolge qui, arrivano tutti i finalisti, ci sono anche dei premi dedicati alla carriera, quindi abbiamo la possibilità di avere con noi personaggi che nel campo della letteratura hanno realizzato cose importanti. È anche un modo per stimolare persone a scrivere, a partecipare. Credo che la formula di questo concorso, che è una formula partecipata, quindi è un concorso dove chi scrive sa che non ci sono giochi, intrallazzi, le case editrici, è una cosa molto bella, è che è un modo per valorizzare e apprezzare la scrittura. Noi nel corso dell'anno organizziamo molte manifestazioni, molte presentazioni di libri, all'inizio dell'estate c'è Giallo Ormea, legato principalmente al giallo, poi presentiamo molti libri non soltanto locali, ma anche di interesse nazionale. La Quercia del Mir si inquadra perfettamente nell'attività culturale che l'amministrazione comunale di Ormea tende a supportare e a favorire. La Valmaira è stata per me una grandissima scoperta. Io ho girato tutte le Alpi, non conoscevo questa parte delle Alpi occidentali, sono arrivato fino a Tarvisio a piedi, sono girate tutte, ho girato tutti gli Appennini, la Valmaira mi mancava. E quindi dei miei amici cuneesi hanno provveduto a farmela conoscere. Sono rimasto letteralmente folgorato, tanto che insomma, si è meritata, più che meritata, strameritata, un romanzo a lei dedicato. Sono veramente emozionatissima, sono arrivata sul palco che mi veniva da piangere, perché è una bella vittoria, è un concorso serio, è un concorso importante. Pino e Marietto, che sono i miei due protagonisti, secondo me sono felicissimi di essere arrivati primi. Io ho vinto questa targa di genio stupenda di Quercia e basta, sono troppo contenta e devo ringraziare Ormea, il sindaco e tutti i lettori che sono stati veramente grandiosi.